questa festa con l'amministrazione comunale, che sia di buon auspicio per il mandato amministrativo che ci attende. Le piogge incessanti dei mesi scorsi avevano impedito i festeggiamenti della nuova assise civica di Castel Pizzuto dopo la tornata elettorale di metà maggio. Esito schiacciante per la compagine della sindaca Carla Caranci, riconfermata a capo dell'amministrazione comunale. Con una grande festa in piazza domenica scorsa si è ripristinato l'abituale clima di serenità ed amicizia, temporaneamente condizionato dalla concitazione della competizione politica. Una piccola comunità mite e laboriosa che difende con tutte le forze l'orgoglio della propria identità. Passato il momento elettorale più concitato, adesso ci godiamo questa serata. Ci accompagna anche il tempo, è una splendida serata estiva e cerchiamo insomma di godere l'armonia nel paese. Un'immensa soddisfazione per il gruppo consigliare riconfermato al timone del prossimo quinquennio, ispirato allo spirito di coesione. I cittadini del borgo hanno voluto premiare l'abnegazione, la serietà e l'impegno di amministratori che si sono trovati ad affrontare criticità improvvise e complesse, ma riuscendo sempre con lucidità a trovare il bandolo della matassa. La scelta dei cittadini è stata ancora più apprezzata perché si è avuto modo di sperimentare quella che è stata l'attività amministrativa condotta. È una scelta più consapevole quando già si conosce un certo modo di intendere la cosa pubblica e comunque si sta lavorando insieme alla comunità proprio per valorizzare gli aspetti caratteristici del nostro territorio. Ad augurare buon lavoro ai rieletti hanno partecipato al momento di festa il consigliere regionale Roberto Di Baggio e gli amministratori del vicino comune di Longano, capitanati dal sindaco Cristian Sellecchia. Carla Caranci ha ringraziato tutti, evidenziando le priorità che già sono in programmazione. Innanzitutto dobbiamo portare a compimento i lavori per i dissesti idrogeologici già finanziati. Altro importante opera pubblica che stiamo realizzando, sulla quale stiamo correndo, è il completamento dell'osservatorio astronomico. Dopodiché chiaramente vedremo i prossimi bandi ai quali partecipare, e in particolare abbiamo i fondi progettazione, uno in particolare per il recupero del centro storico. Di scena, come usuale in queste latitudini, tutte le tipicità gastronomiche e casearie, grazie alle insuperabili donne di Castel Pizzuto. Sagna e fagioli, polenta, pezzata, pecorini freschi e semi stagionati, formaggi di capra e di mucca, frittate di ogni tipo, dolci e bevande a volontà. Ma la regina della serata si è riconfermata ancora una volta Sua Maestà l'Acqua Onda. Buonissima, molto buona. Eccellente, eccellente. Ottima, ottimo, un ottimo piatto. Questo è un piatto della tradizione di Castel Pizzuto. Prima con pochi ingredienti improvvisavano questo piatto con acqua calda, un po' di farina di semola e odori vari. Che è buona perché si vede che la sappiamo fare, perciò è buona.